diretta su Rai Sport 2, su Digitale Terrestre, sulla piattaforma Sky a partire dalle ore 13.30. Poi di nuovo prova speciale di Luciano, la seconda alle 14.45. E Numero 49, Rocco Armando Leone.
quest'anno ha vinto 4 gare su 4. Yeah.
eccolo! Eccolo. Vincenzo forte! Vai Vincenzo! Ehi! Mi chiede sempre di piacere! Eccoli!
figli al seguito. Oggi sentivo dire ad una prova speciale, c'è quello lì, l'equipaggio con una Opel Kadett, Opel Astra, è uno spericolato, sì, dico, Santino siciliano, un nome e una garanzia. Insomma, la garanzia sono, spericolato, non spericolato, faccio un po' di spettacolo, insomma, mi piace correre, mi piace far scivolare la macchina e mi diverto, insomma. E poi alla Conca hai dato veramente spettacolo. Sì. Ecco. Il navigatore ha detto si esalta con il pubblico, quindi alla Conca c'era tantissima gente e Santino ne fa una delle sue. Fai i numeri Santino. Va bene, quindi avete chiuso in 27esima posizione, primi di gruppo e primi di classe. Ed ecco il trofeo per siciliano. È forte, aspetta, anche loro con i ragazzini sul tettuccio di questa autovettura, questa Opel Astra GSI, già da 9 anni che prende parte al Rally del Salento. Grazie, complimenti, siamo ormai giunti quasi in fondo e adesso è la volta dell'equipaggio numero 49. Classe N2, Opel Corsa GSI, Vittorio Conte. Primi di classe. Sentiamo un commento a questa edizione del Rally del Salento da parte di Rocco Armando. L'anno scorso ci siamo fermati, quest'anno siamo arrivati, siamo contentissimi, abbiamo fatto i primi di classe, era quello che ci interessava, basta così. Va bene, di poche parole. Se mi permettete la dedico a mia figlia che fra 4 giorni fa 6 mesi, la dedico solo a lei, questa è una vittoria. Va bene, grazie a Rocco Armando Leone e Paolo Garzia, primi di classe N2. Ed ecco il trofeo che viene consegnato dall'organizzazione. Grazie. E adesso è la volta di un altro equipaggio salentino, numero 40, Citroen DS3, Gabriele Greco e Davide Micaletto. Happy Racer, la scuderia, 31esimi assoluti, 12esimi di gruppo.